Trovati a Toscana a Parlamento, trasmissione a cura della redazione d'Italia 7 che cura le attività del Consiglio regionale e della Giunta. A tal proposito si parla di PRS, vale a dire il piano regionale di sviluppo. È stato approvato dall'Aula a maggioranza l'atto di indirizzo, un'informativa all'Aula del Consiglio regionale che contiene e condivide i contenuti del programma ponendo una serie di impegnative proprio alla Giunta. Il piano regionale di sviluppo è il documento chiave per segnare le linee per la ripartenza della regione toscana entro settembre-ottobre. Una finestra sul prossimo quinquennio 2021-2025 racchiusa nell'informativa all'Aula del Consiglio regionale presentato dalla Giunta. Il gruppo del Partito Democratico ha presentato una risoluzione con la quale condivide i contenuti del programma, ponendo una serie di impegnative alla Giunta stessa. L'atto di indirizzo è stato approvato dall'Aula a maggioranza. È una grande occasione perché la Toscana nei prossimi anni potrà usufruire delle risorse provenienti eh, dal settennato 21-27 della programmazione ordinaria per quanto riguarda l'FSE, per quanto riguarda il POR, per quanto riguarda lo sviluppo regionale, a quali però si assommeranno le risorse provenienti dal... Eh, PNRR, vale a dire il piano nazionale di resilienza e rilancio. E quindi eh, ci saranno risorse importanti che però dovranno essere colte. È una grande occasione per cercare anche di riunire e di riconnettere quelle tre Toscane a cui fa riferimento l'IRPET, vale a dire quella più ricca, più dinamica, eh, quella centrale, più urbanizzata con la costa e le aree interne che hanno maggiori difficoltà ma che hanno mostrato proprio in questa fase di pandemia anche delle grandi potenzialità per quanto riguarda lo sviluppo anche di carattere turistico. Molte eh, dichiarazioni roboanti, eh, si è passati dalla parola resilienza alla transizione che si fa un po' per tutto, in realtà noi abbiamo ricordato a Gianni che la Toscana si trova messa male, siamo in stagnazione economica ormai da molti anni eh, siamo senza infrastrutture che ci possano rendere competitivi con le altre regioni europee, abbiamo una situazione sociale da tenere sotto controllo. È ovvio non tutto va male, ma il governo regionale ci deve mettere in condizioni, deve mettere il consiglio regionale in condizioni di affrontare una discussione seria con un percorso chiaro, perché i tempi del PNR sono tempi molto stretti, entro il 2023 dovranno essere messi a gara tutti i progetti entro il 2026 sostanzialmente è finito tutto, pena la perdita dei finanziamenti, il che significa naturalmente rischiare di essere in ritardo rispetto al treno dei fondi europei. Staremo a vedere. Gli strumenti attuativi del PRS si articolano in 27 progetti regionali, coerenti con la pianificazione europea e nazionale nei suoi sei aspetti: innovazione e digitalizzazione, tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile, istruzione e formazione, inclusione non solo sociale, con la parità di genere, ma anche territoriale, con la valorizzazione dei piccoli borghi e il potenziamento del sistema sanitario. Nel corso della votazione sugli atti collegati all'informativa, il Consiglio regionale ha approvato due proposte di risoluzione. Del gruppo della Lega. Il mondo e la Toscana hanno bisogno e hanno esigenze diverse rispetto a prima. Purtroppo eh, molti dei temi li abbiamo già letti nella scorsa legislatura e ancora non sono arrivati a compimento. Io credo che sia il momento di lavorare su un piano infrastrutturale che sia volto allo sviluppo della Toscana, che unisca tutti i territori e che li renda tutti fruibili sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista imprenditoriale. Crediamo che ci sia da investire per quanto riguarda la scuola, sappiamo benissimo che eh, siamo rimasti indietro sul eh, piano della qualità dell'aria, sul piano dei rifiuti, sul piano energetico perché il PAIR è già scaduto, quindi abbiamo tantissime riforme da dover fare e pensiamo che eh, servano accelerata perché dovevano già essere pronte e votate probabilmente l'anno scorso. Eh, adesso arriviamo alla rincorsa, ma sappiamo benissimo che tutto questo si rende fondamentale per far ripartire la Toscana. La cosa più incredibile che emerge è che stiamo discutendo un documento che potrebbe essere stato scritto 5-10 anni fa. Si vede che è aggiornato soltanto perché c'è il riferimento alla pandemia che ci ha colpito e ancora sta colpendo la Toscana. Quello che è il rischio fondamentale di questa legislatura è che con questi soldi, molti che arriveranno in Toscana, si vadano a finanziare dei progetti vecchi e soprattutto si farà senza un monitoraggio e senza degli indicatori. Ci sono degli obiettivi da raggiungere che come sempre sono generici, con delle modalità che sono altrettanto generiche. E tutto questo significa che semplicemente vedremo replicata sempre la stessa storia e vedremo anche magari molti progetti che fanno parte, sono appannaggio di vecchie legislature o di realtà localistiche che sono care magari al consigliere o all'assessore di turno realizzate senza una prospettiva per il futuro. E questo è molto grave perché l'occasione del Next Generation EU è molto importante e adesso ancora la Toscana sta ragionando con vecchi modelli, con una vecchia struttura. Voto favorevole all'unanimità per una proposta di legge che mira a rafforzare i compiti dell'Osservatorio regionale della legalità che è stato istituito con legge nel 2015. Voto favorevole all'unanimità per una proposta di legge che rafforza i compiti dell'Osservatorio regionale della legalità. L'Osservatorio nel Consiglio regionale della Toscana nasce con lo scopo di raccogliere informazioni sul progredire dell'eventuale presenza, anche sotto forma di infiltrazioni, delle organizzazioni malavitose sul territorio regionale. E avrà il compito di avanzare proposte per contrastare ogni forma di criminalità organizzata. Con la nuova legge si sono andate a puntualizzare le funzioni dell'osservatorio, si sono andati a indicare più compiutamente coloro che devono entrare a far parte di eh, questo osservatorio, garantendo che l'osservatorio possa essere operativo anche con la sola presenza dei soggetti individuati dagli enti pubblici. E soprattutto si è resa operativa e visibile l'azione dell'Osservatorio attraverso l'indizione di una conferenza annuale organizzata con il Consiglio regionale per discutere dell'attività svolta dall'Osservatorio, un momento di confronto e di dibattito aperto al pubblico che ha. Come scopo principale la diffusione della cultura della legalità e l'accessibilità di questo importante strumento di cui finalmente andrà a dotarsi la Regione Toscana per promuovere la cultura del rispetto delle istituzioni e della lotta alla criminalità organizzata. Uno strumento importante a servizio della Toscana che integra le funzioni istituzionali con quelle delle amministrazioni comunali. Con quelle delle forze dell'ordine, al quale abbiamo chiesto di fare parte di questo organismo, oltre che le associazioni che lottano nel territorio contro le mafie. Quindi è un luogo comune di lavoro dove si condivideranno politiche, dove si faranno azioni congiunte e credo che sia un baluardo importante delle istituzioni al cospetto della criminalità organizzata e delle mafie. Sono certo che più strumenti abbiamo, più possiamo fare bene. C'è molto lavoro da fare come purtroppo certe inchieste dimostrano in modo inequivocabile e quindi ecco, cerchiamo ecco, di dare ciascuno di noi il nostro contributo. Ci sarebbe piaciuto ecco, essere più coinvolti nel miglioramento della normativa eh, sull'osservatorio della legalità, purtroppo ecco, a volte la maggioranza... Procede di fretta perché ecco, si rende conto che ci sono evidenti problemi anche in Toscana. È un po' in questo senso che leggiamo ad esempio anche un preambolo piuttosto scarno. Il nostro sarà ecco, un voto a favore, sperando ecco, che anche alcune nostre idee possano essere accolte. Due mesi e mezzo fa ci sentimmo dire in aula che non dovevamo toccar niente perché. La maniera in cui la Regione Toscana affrontava il tema della legalità era perfetta, salvo 24 ore dopo assistere all'inizio dell'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze: l'arresto di 23 persone, il sequestro di 22 euro di capitali legati all'Andrangheta. Allora, forse evidentemente si sono accorti che non stavano facendo tutto, e ben venga questa revisione dell'osservatorio. Adesso però che venga fatto funzionare e che venga reso attivo nel più breve tempo possibile. Voto contrario di Lega e Fratelli d'Italia, mentre astensione da parte del Movimento 5 Stelle, però alla fine è stata approvata dal Consiglio regionale la proposta di risoluzione che esprime apprezzamento per l'attività svolta e anche i risultati conseguiti dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Via libera da parte dell'Aula di Palazzo del Pegaso per una proposta di risoluzione che esprime apprezzamento per l'attività svolta e i risultati conseguiti dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'anno 2020, Giuseppe Fanfani. L'atto ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza dell'Aula. Hanno votato contro Lega e Fratelli d'Italia. Astensione per il Movimento 5 Stelle. Il nuovo Garante per i detenuti della Regione Toscana ha illustrato nella prima commissione l'attività nell'anno 2020, mettendo in luce tutta una serie di aspetti importanti collegati al sistema carcerario detentivo della nostra Regione. Lo ha fatto evidenziando come la Toscana sia nella media nazionale quanto al tema dell'affollamento degli istituti penitenziari. Ci sono alcuni istituti penitenziari sovraffollati, altri invece che sono in ipoaffollamento, però la Regione Toscana rientra nella media nazionale. Dal mio punto di vista arriveremo alla soluzione ottimale quando ci sarà un garante non solo per i detenuti ma un garante anche ecco, per chi opera nelle, nei carceri. Eh, la visione onirica del garante eh, dei detenuti su una certa criminalità reversibile, sul far riferimento a delle premesse di carattere sociale, non ci piace. Lo dico chiaramente, sono, eh, Convintamente assertore di quella che anche per la dottrina giuridica è la concezione neoritributiva della pena, che vede nella pena la sanzione penale, la sanzione per colpire eh, l'autore del reato e che ha con il suo male ha creato ecco, un, eh, un illecito e quindi un qualcosa a cui la società deve eh, rispondere. Garante detenuti è una funzione importante che noi sosteniamo. Un'iniziativa importante è quella di tutelare coloro che sono nelle carceri, ricordo bene un lavoro svolto negli anni precedenti quando anche da Presidente della Commissione di Sanità ho introdotto e agito per tutelare la condizione di salute e di vita di coloro che sono detenuti nelle nostre carceri con delle visite costanti ma anche con iniziative e questo lavoro sta proseguendo e credo che sia un dovere delle istituzioni toscane essere presenti anche nelle carceri e ricordo la questione del carcere di San Gimignano dove siamo stati in grado fondamentalmente anche dal nostro osservatorio di incidere rispetto al ripristino delle condizioni anche di legalità all'interno delle carceri. Quello che noi abbiamo contestato alla relazione del garante per i detenuti è il continuare a voler interpretare il rapporto fra istituzioni e carcere soltanto parlando con una delle due anime che vivono e che devono convivere all'interno del carcere. Noi abbiamo chiesto al garante... Di impegnarsi di più sul fronte anche dei rapporti con la polizia penitenziaria, che oggi sono completamente assenti, e leggere che un garante dei detenuti operi soltanto in una direzione e non coinvolgendo entrambe le anime, che per la vita del carcere, non perché siamo a giocare una partita di calcio e ci sono due squadre differenti. Ma i carceri abbiamo visto, abbiamo visto anche quei casi di malfunzionamento che abbiamo avuto negli ultimi anni. Funzionano quando le due anime, quindi quella dei detenuti e quella degli operatori di polizia, Penitenziaria convivono all'interno e si aiutano anche reciprocamente nella vita del carcere. Il garante noi lo interpretiamo come una figura che vada ad avvalorare questa cooperazione. Ed è tutto da Toscana a Parlamento, l'appuntamento dal Consiglio regionale torna la prossima settimana.